Thank you.
Amici, amici, sta succedendo, sta per succedere, buonasera, avete studiato? Perché oggi chi non ha studiato non passa, mi dispiace, oggi chi non è preparato va male, Ciao Davi, come va? Come va? Ciao ai lurker, ciao ai bot, tutti quanti, as usual. Mangiato i compiti, mi dispiace. Qua il gatto invece cosa sta facendo? Se ne sta andando. Sapete perché se ne sta andando? Perché ha visto che ho chiuso la porta. E quindi, siccome deve avere controllo della casa. Vai, vai che ce la fai, brava. Si è aperta la porta da sola e se n'è andata. Però ora devo richiuderla lo stesso. Arrivo. O quantomeno appoggiarla. Mentre sono qui, ho MGBA di lato con Rogue Emerald. Sai che io credo di non aver mai giocato in vita mia una Chrom, non mi veniva il nome. Non so perché, non mi hanno mai attirato. Mi sto pulendo un pochino gli occhiali così nel caso che ci sia qualcosa da dire, da leggere, cioè, visto che oggi sono stato tanto al PC per studiare. Nel caso mi servono, anche se purtroppo io ho questa cosa che io li metterei in live gli occhiali, questi sono occhiali di plastica per la luce gialla, né più né meno, per la luce blu. Però rifletto. Il problema è che quindi dovrei stare tipo così. Però potrei stare così. Neanche il leggendario marrone merda, proprio nulla, nulla mai. Nulla mai, lo so, è incredibile. È incredibile. Ah, intanto, riassuntino. Oggi dovevo giocare a Returnal, ma non mi è arrivata la key. Non ancora. Io spero mi arrivi entro domani. Se non mi arriva domani, chiedo il rimborso immediatamente. You just got coconut mauled. Share this with all your friends to totally coconut maul them. Esatto, Eneba mi ha coconut mollato. Questo perché sono andato contro letteralmente il sito a cui io vi dico il sito che io vi dico di usare per farmi dare dei soldi e non l'ho prenotato su Instant Gaming perché costava di più. E vabbè, se non mi arriva domani faccio il rimborso e me lo prendo da un'altra parte. Boh, ma probabilmente sono i pre-order che, da quanto ho capito, quando fanno i pre-order devono prima arrivargli le key e poi mandartele. Perché su Eneba ci ho comprato anch'io non pre-order. Evidentemente il fatto che sia pre-order genera casino. Ciao Litto! Scusi, prof, posso andare in bagno? Sì, però in fretta. Perché tra poco inizia la lezione e poi non vi potete più distrarre. Perché se vi perdete qualcosa alla lezione, poi all'esame andate male. Poi andate male all'esame. E quindi niente, appunto, non mi è arrivato. E a quel punto io stavo cercando un giorno per fare la live di analisi Zelda di questo esame. E quindi oggi, cosa sarà la live di oggi? Prima di tutto allora dovete dirmi voi. Allora, su Eneba detto. Dicevo, ci dobbiamo riguardare tutti i trailer.
ovviamente. La mia idea era di riguardarceli prima tutti di fila e poi riguardare il primo, parlare del primo, riguardare il secondo, parlare del secondo, riguardare il terzo, parlare del terzo. C'è una cosa anche dell'annuncio del delay. C'è una cosa di cui parlare anche dell'annuncio del delay, però è proprio una cosa veloce veloce. Quindi dite in voi, in base a quanto vi rompo i coglioni, se vi va bene guardarci ora tutti i trailer di fila e poi fare l'analisi una per una, oppure andare direttamente all'analisi, quindi fare il primo trailer, fare l'analisi, secondo trailer analisi, terzo trailer analisi. Dite in voi se avete bisogno di un'infarinatura generale, perché facendo l'analisi dei trailer ci saranno anche del primo e del secondo, ovviamente ci saranno cose dei trailer successivi di cui bisognerà discutere. Quindi avere belli freschi tutti i trailer potrebbe essere importante per capire immediatamente dove stiamo andando a parare. Però ripeto, ditemi voi se vi pesa il cazzo di guardare due volte tutti i trailer o se li volete vedere una volta sola quando se ne parla. Attendo risposte. Ci sta a rivederli, perfetto. Perfetto. E quindi niente, per tornare un attimo a Returnal, ripeto, se non mi arriva domani chiedo il rimborso, perché finché non mi è arrivata proprio la key, il numerino su Eneba, posso chiedere il rimborso, ma li hanno sempre fatti in un attimo, eventualmente me lo prendo da un'altra parte. Domani, secondo me, in un modo o nell'altro ci gioco, ecco. Altre cose? Odio MATLAB, però questo lo sappiamo. L'ho già detto un po' in giro. Non mi pare ci siano altre novità. Per Zelda Metroid ho veramente hype. Per Metroid ancora mi deve salire. Però non vedo l'ora di giocare Prime. Non vedo l'ora di giocare Prime. Anche perché io non so nulla di Prime. Quindi allontanare 10 minuti. Va bene, don't worry. Se giungiamo a Final Fantasy XVI, secondo me abbiamo davanti un'annata della Madò. Allora, diciamo un'annata... Ah, io ancora non sono sicuro che... Cioè, per me Prime 4 quest'anno non lo vediamo. C'è qualcuno che sta iniziando a dire magari potrebbe essere il gioco di quest'autunno? Io penso sia ancora anno prossimo. Si parli ancora dell'anno prossimo per Metroid Prime 4. Io credo a questo punto sarà cross-gen con Switch 2 o come cazzo si chiamerà. Switch Plus più o meno. Oppure, esatto, potrebbe arrivare all'inizio dell'anno prossimo. Però capito che se arriva all'inizio dell'anno prossimo ce lo devono far vedere quest'estate. Ce lo fanno vedere quest'estate. Who knows? Dicevo, una doverosa premessa. Scusate, sono triggerato da qualcosa che ho nell'occhio. Non capisco se è un riflesso o se ho qualcosa nell'occhio. Vabbè, scusatemi. Una doverosa premessa. Questa analisi io l'ho fatta da solo, molto velocemente in realtà l'ho fatta. Però ci sono delle cose che sono state aggiunte posteriormente, in post all'analisi. Sono corretto perché posteriormente non vuol dire dopo. Che non sarebbero state possibili senza l'aiuto di Famiboards. Famiboards è un forum nato come costola, tra virgolette, di Resetera, perché la community Nintendo si era un po' girata le palle di Resetera, quindi si sono fatti il loro forum con Blackjack e Squillo di Lusso.
in cui appunto si parla principalmente di Nintendo, Famiboards, no, per il Famicom, il NES, raga, se non l'avevate capito, e c'è un bellissimo thread di circa 150 pagine in cui si fa speculation e discussion di Zelda, come un thread pre-release, che sono molto soliti farlo. E lì, in particolare, per l'ultimo trailer, per quelli precedenti non sono andato così tanto indietro a cercare, però c'erano varie cose che mi hanno fatto notare e alcune cose che non avevo neanche notato e le ho aggiunte alla fine. Molto molto utili, li citerò qualche volta durante l'analisi. Ma sì, al massimo a settembre, può essere. Il più è che secondo me Nintendo potrebbe non essere proprio presente ai Game Awards. Però sai, ci sarà Zelda. Quindi secondo me potrebbe essere anche la scusa. Ehi, venite a vedere i Game Awards che vinciamo, capito? Cioè, negli ultimi 2 anni non aveva grandi cose. Sì, Xenoblade, però dai, non ci credeva nessuno. Invece quest'anno che potrebbero essere più protagonisti, potrebbero anche decidere di portare qualche trailer più grosso. Perché tipo ottobre, novembre annuncia la nuova cosa, potrebbe arrivare, sì, a questo punto sì. Mica cazzi, capito? Cioè, non è Bayonetta Origins. Chissà. Mai con Nintendo è tutto un mistero, Stavo controllando se c'era qualcos'altro. Ah, hanno annunciato che la prima parte del DLC Splatoon esce il 28 febbraio, però io attenderò direttamente per la storia. Perché il multiplayer non lo sto più giocando. Ok. Altre cose non mi pare. Non vorrei che Zelda maggio significasse che almeno per i successivi 12 mesi non arrivi nemmeno l'annuncio della nuova console. Quello è strano. Io penso di no. Però sto leggendo qualcuno che pensa che adesso l'annuncio sia proprio l'anno prossimo per l'anno prossimo. Cioè, a me sembra impossibile che Nintendo si voglia tirare un altro intero anno con la gente che rompe il cazzo che Switch non ce la fa più, capito? È strana sta storia. Vorrei tornare un po' più qua, ok. Così sono sempre a fuoco. Però, sai, con quello che si è letto, col fatto che sappiamo che hanno droppato qualcosa, questa mid-gen che pareva sicura, che non si capisce se alla fine era davvero Drake oppure no. Boh, i piani sembrano essere andati completamente da un'altra parte. Quindi. Esatto, non è la gente che si lamenta a comprare 50 milioni di copie di Mario Kart 8. Stiamo comunque parlando di una console che è ufficialmente la terza console più venduta di sempre. C'è stato il sorpasso su PS4. E su Wii, e quindi adesso ci sono solo 2 gradini sopra Switch, che sono la PS2 e il DS, con dei numeri secondo me irraggiungibili. Io non credo che Switch arriverà a 150 milioni, però non si sa mai. No, chi lo sa, non penso. Non vedo come possa recuperare momento. Però sai mai. Magari vendono 20 milioni di OLED di Zelda. Tutto può essere. Bene. Allora, visto che si sono fatte le 9, se fosse uscito un altro Mario Kart, un altro Mario Teddy, ci avrei pensato. Sì, però okay, i trailer. Per Mario Kart hanno fatto il DLC. Che DLC, tra l'altro, poi inizio davvero.
la figata dei DLC Mario Kart 8 è che adesso stanno iniziando a cambiare, perché loro hanno iniziato, sì, saranno solo cose vecchie, e poi hanno iniziato a mettere le cose nuove in tour e qui. Adesso c'è Yoshi's Island che esce prima su Mario Kart 8 che su tour. Il personaggio nuovo. Ci sono altre due wave dopo questa. Secondo me hanno cioè, potrebbero tranquillamente fare qualsiasi cosa nei prossimi sei mesi. Bien. Allora, devo preparare la grafica. Vorrei non condividere lo schermo, ma condividere la finestra. Se faccio così funziona. Perfetto. Allora, amici, potrei farmi più grande. Mi faccio più grande per quando siamo qui. Questo è ciò che ho preparato. Come potete vedere, sono solo tanti screen, tante foto, poche parole, perché le parole le dico, non ho bisogno di leggerle, siamo abbastanza a posto su quello. Niente, proprio non ci riesco oggi. No spoiler. Può ancora andare in bagno, va bene, però adesso ci iniziamo a guardare i trailer. Ci guardiamo i trailer uno dopo l'altro, senza interruzioni, senza parlare. Sapete cosa? Oggi, in via del tutto eccezionale, vi libero. Oggi siete liberi, oggi siete qui. Quindi fate i bravi. Fate i bravi, mi raccomando. Senza interruzioni, senza commenti, i trailer uno dopo l'altro. E poi iniziamo. Mamma mia, sto trailer. Ciao Luca. Sveglierà, secondo me questo sequel avrà una storia più interessante di Breath of the Wild. Secondo me questo sequel avrà una storia, appunto. Mamma mia, sto trailer. Mamma mia. Ah, torna all'inizio. Proseguiamo. Questo primo trailer che abbiamo visto era E3 2019. Era il finale delle 3 2019. Non l'abbiamo visto per ben 2 anni. Fino alle 3 2021. Babba mia. Questo è il secondo, Davi. Questo è E3 2021. Ma ci sono già un sacco di cose da dire.
Questo trailer, raga, c'è tutto. Ma c'è di più, c'è qualcos'altro. C'è ancora un altro. Ah, qui fa ridere, però. Però. Ma me ne sto per. Ce n'è un altro, scusatemi. Sì, ce n'è un altro, raga. Scusate, mi sono missato un trailer che va dopo questo. Quello in cui hanno annunciato il titolo. Che scemo. Cioè, me lo sono missato. Ce l'ho qui da qualche parte. Il link. Trailer febbraio 2003. No, questo è quello che abbiamo appena visto, che dobbiamo vedere. Però è esatto, tutta sta roba. Ecco, l'annuncio titolo. Ok. Dopo però. Dicevo, qui ho saputo che ormai gli E3 sono morti con Sony. Sì, E3 già l'anno scorso non l'hanno fatto. Quest'anno vogliono tornare, però stanno tutti dicendo che floppano. Qua fa ridere, però anche questo trailer è importante. Cioè, non questo trailer. Konnichiwa. Questo è Zelda stato no Densetsu シリーズ l'annuncio in cui producer の青il沼video です。con cui hanno annunciato il Zelda の delay 伝del説、gioco. Breath of the Wild 続Inizialmente編の era発売previsto時期per il に関して2022 e お poi è知らせstato がありそうます。stato 本作は2023。2022 Nomura年che に発売を予parla, 定しscusate, ているとAonuma che お伝えparla し、non ci interessa申し訳ありtroppo, ません。però ci hanno fatto vedere un po' di pezzettini del trailer 続編の舞台precedente, は、tra cui前作、questo. Breath of the Wild での地上フィールドだけでなく、空の上にも広がると前回お伝えしましたPerò が、anche qualche shot 拡張さnuovo れた世界はそれche だnon けではavevamo なmai く、visto. そこで皆さんを待ち受ける新たな出会いや新たな Tipo 遊びも、questo. 前作以上に多彩なものとなっています。そうした続編での体Nel mio 験cuore voglio を credere sia特veramente 別なものにす Nomura. るべく、Va あ、bene, poi non dice altro. D'accordo. こんにちは。ゼルダの伝説。Zitto tu! Da questo annuncio passano 5 mesi. Finché non arriva il direct di settembre 2022, in cui finalmente ci dicono come si chiama il gioco. Avevo il volume basso. Sorry. Tears of the Kingdom available. Questa non ce l'aspettavamo. Cazzo, 12 maggio. Raga, mancano 3 mesi. Raga, mancano 3 mesi. 3 mesi, ma 1, 2, 3. 3 mesi mancano. Io non mi laureo. Perché sto giocando a Zelda. E finiamo guardandoci invece il trailer della scorsa settimana. Con un bitrate decente, finalmente. Due.
Avanzate, creature dell'ombra. Usate il potere che vi ho donato. Spazzate via chiunque osi opporsi al mio volere. Massacrateli senza pietà! Temo che nemmeno tu riuscirai a sconfiggerlo. Prego, donagli il tuo potere. Tears of the Kingdom. Tears, nel senso, facciamo la tier list dei regni di Zelda. Minchia, gli occhi sempre più grandi, è una mia impressione. Dici, tra un trailer e l'altro, può essere, non ci ho fatto caso. Andiamo. No, dai, mi sembrano abbastanza uguali. No, sbagliato. Mi sembrano più o meno nella misura giusta. Ok, amici. Siete pronti? Ci dobbiamo riguardare questo. Io ve l'avevo detto, ci dobbiamo riguardare il primo trailer, ma stavolta... no, basta, non puoi più andare. Chi va in bagno prende un punto in meno all'esame. Ci dobbiamo riguardare il primo trailer, ma stavolta possiamo fermarlo, possiamo commentare, possiamo dire le cose. Io vi do... Un attimo. Stavolta... No, mi porti il certificato medico. Io vi do qua un attimo. Come si fa? Vi voglio dare l'accesso al file in modo che possiate vedere le immagini per conto vostro se volete. Posso darvelo tipo solo lettura? Così non mi rompete il cazzo. Come si fa? Non ti fidi? No. Sinceramente no. Condividi. Condividi con altri. No, però... Perché non capisco se... Vabbè, non ve lo darò. Cosa potrei mai andare storto? Assolutamente niente. Vabbè, sti cazzi. Non ve lo mando. Peggio per voi. Allora, siamo di nuovo... Ah, questo però me lo copio. Duplica scheda, me la metto qui. Ok. Ci dobbiamo riguardare il primo trailer. Lo so, scusatemi. Però, con le cose... Ora ci sono le cose su cose. Perché già nel primo trailer c'è un
botto di roba. Nel primo trailer vediamo per la prima volta questi spirali. Questa spirale che sta esattamente dove c'è il corpo, presumibilmente di Ganondorf. Anche se non è da escludere la possibilità che sia di Mize. Di Mize, per chi non lo sapesse, è, diciamo, il cattivo originale, è l'inizio del male di Skyward Sword, che è il primo gioco di Zelda nella timeline. Questi portali, queste spirali che appunto probabilmente sono, in questo caso è collegato al braccino, però li vedremo tante volte proprio nell'overworld, nei trailer successivi vedremo queste spirali nell'overworld. Io penso che siano, ne parleremo più avanti meglio, io credo che siano delle specie di portali per accedere all'underground, perché da quello di che, per come se ne parla in giro, per anche un po' la teoria che mi sono fatto io, noi avremo la possibilità di esplorare essenzialmente quattro mondi: le isole nel cielo, l'overworld, le caverne dell'overworld e l'underground, che è dove si svolge questo, dove è caduta Zelda. E non è detto che Link ci possa andare. Una roba del genere, vediamo. Quindi c'è questo cadavere di Ganondorf. Abbassiamo un po' il volume. C'è questo... no, così l'ho tolto. Questo cadavere di Ganondorf, da cui comunque esce ancora la malice, la malizia. Non mi ricordo se l'avevano tradotto malizia in italiano, però la malice. This bitch è Ganondorf. Questo è proprio Ganondorf con lo stesso identico design di Ocarina of Time. È esattamente lui. Quindi comunque c'erano le profezie. Io immagino che graffiti e i bassirilievi che vedremo durante i trailer siano stati fatti tutti dagli Zonai. Per chi non conosce, gli Zonai sono una razza di barbari nel mondo di Zelda. Sono stati introdotti in Breath of the Wild come razza estinta. Per chi ha giocato Breath of the Wild, il set dei barbari, che era quello che ti aumentava l'attacco, è il set degli Zonai, perché dove si trovano i set dei barbari si trovano nei labirinti, quei cubi enormi, ve li ricordate? Un pezzo del set dei barbari si trovava proprio in quel labirinto. Io penso che queste siano iscrizioni di 10.000 anni fa, dell'origine di Breath of the Wild, della prima battaglia dell'eroe originale di Breath of the Wild, e quindi vuol dire che Ganondorf era presente nella battaglia originale, quando lo spirito del male è stato sigillato per la prima volta. Vediamo comunque altri uomini, altre figure. Qua non c'è niente di particolare. È la prima volta che vediamo il nuovo taglio dei capelli di Zelda. E secondo me è molto particolare che abbiano voluto dare il nuovo taglio dei capelli a Zelda per poi relegarla a trope narrativo che vedi solo alla fine del gioco, capito? Per quello io non penso sia giocabile, però credo che abbia un ruolo. Ne parliamo anche dopo, però io credo che un ruolo ce l'avrà. Il topo fa ridere, ma è importante. Link e Zelda arrivano lì. La Malice sta iniziando a uscire dal castello. Loro sono nelle rovine del castello. Sono in fondo al castello. La Malice sta iniziando a uscire e ha un colore diverso. È rossa. È un rosso molto più acceso. E prende il topo. Continuano a esplorare. Un playthrough di tutti gli Zelda prima del 12 maggio? Impossibile. Credo sia impossibile. Da parte mia, io non lo farò mai nella vita. Però no, non credo sia fattibile. È Ganondorf.
Attenzione. Allora, qui ci abbiamo Link. Link che viene preso dalla manina, essenzialmente. Questa è l'energia che lui assorbe dalla manina. In questo momento Link ancora aveva il braccio a posto. Ed è un dettaglio importante da notare. Il braccio di Link è funzionante, ok? Quindi l'energia gli entra nella mano e invece Zelda, la malizia esce completamente da Ganondorf. Poi ci danno questo shot, i bastardi. Questo shot, raga, mi dispiace dirvi che è reversed. Questo, i bastardi l'hanno fatto di proposito. Questo non è Link che afferra Zelda. È Zelda che cade. Chiaramente. Questo shot l'hanno chiaramente fatto in reverse. E poi c'è questa scena del braccino che recupera Link. Ancora qui, raga, importante. C'ha il braccio sano. Secondo te questa sequenza è la primissima del gioco? Non esattamente. Circa. È la prima, ma ce n'è una prima, secondo me. Ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo. Finisco il trailer e poi probabilmente ne parliamo dopo il secondo trailer. Link viene recuperato dal braccino, nel braccio sano. Esatto, te lo spiego tra poco. Qua c'è Ganondorf che essenzialmente si sveglia. Zelda crolla, Ganondorf sta svegliando, si caga. Ganondorf è vivo, sempre che sia Ganondorf. E qui il castello che sale. Le isole nel cielo ancora non ci sono, perché non le hanno, non le avevano ancora annunciate. Qui abbiamo, scusate, qui abbiamo il Monte Morte, che nei trailer successivi vedremo essere pieno di malizia che esce. Quindi chiaramente questa fase del trailer è all'inizio, ma secondo me non è l'opening, diciamo così. Secondo me questa non è l'opening, non è la cutscene di opening del gioco. Ok, passiamo un attimo al documento per vedere le cose che mi hanno segnato, appunto. Parlare dei portali, Ganondorf, la manina, ok. Qui ho scritto, donagli il tuo potere, lend him your power. Questa cosa è un riferimento all'ultimo trailer. Nella scena in cui Zelda sta cadendo, Link si tuffa per raggiungerla. Dissolvenza Nero è la doppiatrice di Zelda che dice, donagli il tuo potere. Io penso che quella cosa sia collegata a questo. Chiaramente succede tutto uno dopo l'altro. E secondo me, e non solo secondo me, donagli il tuo potere è proprio questa scena. La vedremo dopo meglio quando riguarderemo l'ultimo trailer, però provate a ricordarvi la scena se ve la ricordate. Zelda che cade, Link che si tuffa per prenderla, e Link non è appeso. Link non sta tenendo niente. Se anche Link dovesse riuscire a raggiungere Zelda e prenderla in mano, cadrebbero insieme. Quindi Zelda cosa fa? Chiede aiuto. Presumibilmente a Ilia, perché Zelda è la reincarnazione della divinità Ilia. Ma stavolta a risponderle non è Ilia, è la divinità del braccino. Che secondo me e secondo altri, vedremo anche dopo le incisioni che ci sono nei muri dei trailer, questa è un'altra divinità. Ed è una divinità Zonai, dei barbari, del set dei barbari. Le chiede di donargli il suo potere, lo raccoglie, fa in modo che Link non cada, Zelda non ce la fa, viene assorbita nell'underground. Lo portano Link nelle isole del cielo. Vedremo dopo che Link ha il braccio sinistro completamente divorato dalla malizia.
gli impiantano il braccio Zonai che sostituisce la tavoletta Sheikah, gli dà i poteri e lì inizia il gioco. Con il tutorial, invece di essere sul Great Plateau, lo facciamo esattamente su quest'isola qui. Ma quello nel secondo trailer. Una volta completato questo trailer, Link si ricorda quello che gli è successo. E vediamo questa scena. Questa è la mia timeline. Link che si sveglia nelle isole durante l'operazione. Tutorial nelle isole e poi il ricordo di quello che è successo. Io penso sia così. Grazie Luca, comunque. Mi ci sono impegnato, sinceramente, perché una cosa a cui tengo tanto, Zelda è sempre stata importante per me, come saga, anche se non li ho giocati tutti, e quindi ci intendo, proprio volevo metterci tutto quello che potevo. Sulla terraferma, come parte centrale del gioco. Sulla terraferma ci potrei andare alla fine del trailer. Probabilmente alla fine del trailer ti insegnano a buttarti. Anzi, no, te lo insegnano prima perché qua lo fa. Vabbè. Probabilmente alla fine. Non del trailer, scusa, del tutorial avrei la possibilità di andare su e giù come cazzo si fare. Perché anticipo una cosa che in realtà dovrei dire dopo. Non ci saranno i sacrari. I sacrari sono le isole. Le isole nel cielo sono gli enigmi, sono i dungeon. Quindi, arrivati a questo punto, possiamo ripassare al secondo trailer. Se nessuno ha niente da dire sulle mie ultime sparate. Però mi sembra che non sia così da buttare. Si sognano di fare i dungeon direttamente nell'open world, io li prendo a schiaffi perché rischio di fare un gioco da 11 su 10. Litto. Poi rivediamo una cosa. Poi rivediamo una cosa. Secondo trailer. Questo me lo metto qui così. Mi ricordo le cose da dire, però qua non c'erano tante. Vi posso dire che in questo secondo trailer c'era il teaser del nome. In questo secondo trailer, secondo me, hanno fatto un teaser di Tears of the Kingdom, senza dircelo. Però quando ci arriviamo ve lo dico. Allora, inizio abbastanza standard. Il braccino di Link. Il braccino di Link che viene mangiato. Scusate, sono troppi frame indietro. Che dura pochissimo quella scena. Il braccino di Link che viene mangiato dalla Malice. Tra l'altro, qui è il braccio destro. Ci ho fatto caso. Strano. È sempre il destro. Devo controllarlo dopo. Ah, certo, sì, perché col de sì, è sempre il destro, scusate. Perché lui è mancino, quindi usa la spada col braccio destro e i poteri col braccio sinistro e i poteri col braccio destro. Ok, mi torna. Sempre questa Malice rossa nuova. Questo è proprio il. Quindi a sto punto abbiamo il risveglio di Ganondorf, carne essiccata. Ancora niente di importante. Zelda che cade. Qui, questo è il momento, secondo me, esattamente questo, è il momento in cui Zelda dice: "Donagli il tuo potere." Link viene recuperato dalla divinità del braccino, ormai la chiamiamo così, e lei cade, però vede che Link viene salvato e quindi sa che la potrà salvare. E qui abbiamo il Link con i capelli, il Link capelluto. Questo Link capelluto vediamo che c'ha già il braccio impiantato. Capito?
E io credo che questo sia l'inizio del gioco. Questo è proprio l'inizio del gioco. E probabilmente questo set di isole qui è dove ci faranno fare il tutorial. Quello che in Breath of the Wild era il Great Plateau. Molto banalmente. E tra l'altro qua in realtà iniziamo anche a vedere un altro po' di... Ci rendiamo conto che ci sono anche altre isole, che questo non è un unico set. Qua c'è chiaramente qualcosa, qua si vede che c'è chiaramente una costruzione. E già da questo trail, che probabilmente è questa, precisiamo che probabilmente questa è la stessa isola che abbiamo visto, che si intravede nello shot precedente, vediamo anche che ci sono più altezze di isole. DLC idea per un vezzo giuridico, salvo Berlusconi e tocca fermarlo. Ah no, è vero, la realtà hai ragione. Anche qui. Questa è tutto lo stesso set di isole. Qui hanno voluto buttare sta cosa. Cioè abbiamo il golem di Giada. Niente da dire. È una costruzione particolare. Sicuramente non è naturale. Però ci sono due cose fondamentali da ricordare di questo golem. Questo simbolo, raga, questo simbolo è fondamentale. Ricordatevelo, perché lo rivedremo dopo. E questa roba qua. Ok? Questo verde che li collega. Che li collega. Questo e quello. E se questo golem di Giada l'ha fatto Link? Chi lo sa? Cosa te lo dovrebbe far pensare? Non lo so. Perché dovrebbe averlo fatto Link? Qua c'abbiamo Link vestito da Breath of the Wild. C'abbiamo Link vestito da Breath of the Wild. C'abbiamo i Bokoblin, il mondo lo stesso. E c'è il braccino. I bastardi qua volevano coprirgli il braccino. Gli hanno messo dei guanti. Però io non credo. Io non sono della teoria due linee temporali. Controlli due Link contemporaneamente. Secondo me è tutto. Qua è quando gli fanno l'operazione, capito? L'operazione, dice. Lo salvano. La divinità del braccino lo salva, lo porta nelle isole e gli fa l'operazione. Però vedi che qua ce l'ha il braccino. Qua li usa i poteri col braccino, quindi è lo stesso Link. E qua vediamo il primo potere nuovo, la possibilità di prendere un oggetto e farlo tornare indietro. Al suo stato precedente, in questo caso sta palla. Tutto il resto non si ferma, molto importante perché lo vedremo anche dopo. Solo quell'oggetto torna indietro, quindi lo usa per colpire i nemici. Adesso c'è questa scena bellissima. Ah, prima di tutto, questa è una caverna. Uno. Quindi vuol dire che comunque, anche se non è ancora l'underground, questa è una caverna. Cose che in Breath of the Wild non c'erano. Nemico nuovo. Ah! Bello scudo, Link. Io quando ho visto questo trailer la prima volta, il cazzo che ci avevo fatto caso, raga. Io credevo che fosse il coso a sparare fuoco. E che Link bloccasse il fuoco con lo scudo. Lo scudo c'ha la testa di drago attaccata. Di che colore ce li ha gli occhi la testa di drago? Verdina. Verdino, questo verdino acceso che abbiamo già visto prima nel golem di Giada. E chissà che in mezzo, magari sullo scudo, non ci sia un altro simbolo che abbiamo già visto. Chissà. Chissà. Raga. Cos'è questa? Ditemi in chat cos'è questa. Non vado avanti finché non lo scrivete. Che cos'è? È una goccia, no?
una goccia. Può essere anche sborra, sì, può essere tante cose. Pezzi di sperma per strada. Questa è benzina e io mi do fuoco. Però, questa è una lacrima. Ah, hai detto che c'era il teaser del nome, quindi se questa è una lacrima, dov'è il Kingdom? Questa è una corona. Questa è una fucking corona. E va visto al contrario, ovviamente. Perché loro te lo fanno vedere al contrario, ma tu lo devi vedere nel verso giusto. È una corona di sparo, sì. Quella che sto facendo io in questo momento. Tears of the Kingdom. Io sono sicuro che questo è un teaser del titolo. Sono sicurissimo. E questa comunque è la scena che si ricollega al Link che va nelle isole in alto. Da qui ci va con questa. Con questo portale. Che io non credo che siano gli stessi portali che vediamo nell'overworld dopo. Io credo che questa sia un'abilità. Oppure addirittura questo potrebbe essere l'animazione di teleport. Molto banalmente, questa potrebbe essere l'animazione di teleport. Qua non mi pare ci sia niente di particolarmente interessante. Vediamo la foresta di funghi. E poi questo shot del castello che l'abbiamo in 4-3 non l'abbiamo visto 4 volte. E comunque ancora qui, bastardi, le isole nel cielo non le hanno messe. Ti fanno ancora pensare che ce n'è una di isola nel cielo. Ma vabbè, ma vabbè. 2022, poi scopriremo che non è vero. Quindi, ricapitolando, a Link mangiano il braccino, Zelda cade. Quando succede Zelda che cade, succede qui, o meglio, succede un po' dopo. Zelda chiede aiuto, Link viene salvato e lei cade. Quindi, tutorial. A Link fanno l'operazione. Ho dimenticato di fare lo screenshot dei Link a cui fanno l'operazione. Gli impiantano il braccino nuovo e lo buttano nelle isole. A sto punto, come diceva Litto, ma ne parleremo quando rivediamo l'ultimo trailer, questo golem di Giada. Io non penso sia un nemico. Non è un boss. Questo golem di Giada molto probabilmente è stato costruito da Link. E il draghetto, qua ho preso uno screenshot in cui non si vede, aveva dentro la bocca e negli occhi la stessa sostanza che lega i pezzi del golem di Giada. Sostanza che vedremo più avanti. Io vi assicuro che la vedremo. Poi appunto qua, corona, tir, vabbè. Qua ho fatto la mia sparata del fatto che questo fosse un teaser di Tears of the Kingdom. Corona non perdona. Adesso qua abbiamo il trailer di annuncio del delay del gioco in cui l'unico shot nuovo e fondamentale, ve lo faccio vedere molto rapidamente, è questo qui in cui Link c'ha davanti questa orb luminosa che sinceramente non so cosa sia, forse è qualcuno che gli parla, e notiamo che c'ha la Master Sword no, la faretra con le frecce, però ha la Master Sword. Qui si gira, la tira fuori ed è distrutta. È stata anche lei divorata dalla malice
di Ganondorf. E questa è la prima volta che vediamo la Master Sword in Tears of the Kingdom. Molto semplicemente, questa era l'unica cosa da dire su questo annuncio. Adesso però, questo è grosso. Questo trailer è stato veramente grosso. Un minuto e 36, tra l'altro. Chi è questa? Chi cazzo è questa? Quando l'abbiamo vista, abbiamo tutti pensato: ah, è Ilia. È la dea Ilia, la dea Ilia degli Ilia, la dea responsabile della Triforza. Ah, quella Ilia, sì, quella Ilia. Però poi ci abbiamo un po' ragionato con la community, siamo giunti alla conclusione che questa non è Ilia. Questa non è Ilia, ma probabilmente lei è la divinità del braccino. Questa è proprio la divinità del braccino, la dea del braccino. Una divinità, allora stiamo assumendo il suo genere, dicendo che è una dea, io penso che sia di genere femminile. Chiaramente una dea Zonai. Arrivati a questo punto, perché è chiaro, ce li hanno buttati. Raga, gli Zonai sono importanti, per forza. Ok. Poi ci fanno vedere, se non sbaglio, esatto, gli Zonai da Breath of the Wild sappiamo che sono una razza che è ormai estinta. È stata soppiantata prima dagli Sheikah e poi dagli Ilia. Vabbè, gli Sheikah sono Ilia, ma vabbè. E qui io questa appunto la interpreto come il momento in cui gli Zonai sono stati estinti, perché questi sono tutti guerrieri Zonai, maschi e femmine, ce n'è di vario genere, che però, appunto, qua c'è scappato il morto, sono stati completamente distrutti dalla Malis del male originale, e dai Boblin, dai Bokoblin. Molto semplicemente, questo è proprio l'estinzione degli Zonai. E poi abbiamo di nuovo questo shot della dea del braccino, che guarda caso la dea del braccino c'ha un braccino molto simile al braccino che hanno impiantato a Link. Capito? Quindi lì uno fa 2 più 2. In più qua ci sono le virgole, le famose sette virgole sono, probabilmente sono queste le lacrime del regno, le Tears of the Kingdom. Sono sette, boh, da capire se il fatto che siano sette ha qualche significato particolare, se ci saranno sette cose da trovare, sette elementi. Sette non è un numero solito per Zelda, che di solito gioca più sul 3. O in Breath of the Wild giocava sul 4, però normalmente c'è già la Triforce. Sette boss, sette dungeon, non saprei. Questo sul numero di queste non, davvero non ho idea. Davvero non ho sinceramente idea. Comunque poi vediamo sta signorina qua che sta morendo. Sta chiaramente cadendo nelle fiamme degli inferi. Facile pensare che sia la nostra Zelda che cade, ma c'ha i capelli lunghi, quindi non può essere la nostra Zelda. Io penso che questa sia la Zelda originale, la Zelda di 10.000 anni fa che ha sigillato il male per la prima volta. Che poi invece è uscito fuori. E poi qua abbiamo di nuovo la Zelda Ilia, perché c'ha le orecchie, che fa questo, sta roba qua con qualcuno. Scopriremo alla fine del trailer chi è, però già a giudicare dalla mano enorme e da questo inizio di braccino, che forse voi ce li avete sotto la chat. Però, se non sbaglio, ho fatto lo screen, poi ve lo posso far vedere.
Proprio qui, ecco qua. La mano gigantesca e questo braccino, siamo abbastanza sicuri che sia proprio lei. Sono la stessa figura, però. Forse lo 7 boss dungeon sarebbe davvero follia. Queste iscrizioni purtroppo io non so se qualcuno ha provato a tradurle, ma non credo. Questo è il logo del gioco, gli Uroboro, i serpenti che si mangiano a vicenda. Tra l'altro questi cerchi sono nella OLED liccata, quindi è vera. Tra l'altro, strano in realtà, perché sti due draghetti che fanno i dispetti, si uniscono entrambi alla testa invece di mangiarsi a 90, a 180 gradi. Eh? Sono, nel logo sono così, sono al contrario. Molto strano. Molto strano. Qualcuno ha pensato che potesse voler dire che questa è la porta delle isole in alto e che quindi. E se poi si fanno i funghetti, un sacco di cose fanno. È solo un culo dopo tutto. E quindi boh, qualcuno ha pensato, ah, siccome hanno entrambi la testa in alto, vuol dire che è il regno del cielo, se ce l'hanno entrambi in basso è l'underground, se invece sono uno giù, uno su, è l'overworld. Boh, mi sembra andare un po' troppo oltre. Qua tra l'altro, Link, vorrei farvi notare che questa cosa è stata fatta in engine, proprio giocando, perché Link quando corre suda. C'ha le goccioline di sudore. Invece qua no. Questa non l'hanno fatta in gameplay, diciamo. Qua invece è proprio il gioco senza la UI, perché Link suda. Cosa che appunto fa quando corre in Breath of the Wild. Queste sono ancora le stesse isole del trailer precedente. Né più né meno. Il colore è lo stesso, più o meno. Questa struttura l'abbiamo vista anche nell'altro trailer, quindi Quindi qua Link si tuffa. E già, succede casino. Già succede casino. Abbiamo un primo impatto sull'overworld, dove però non sembra esserci niente di particolare. Ma poi vediamo questo. Raga, sta cosa è importantissima. Questo è un pezzo di qualcosa che è caduto al cielo. E Link usa la sua abilità, la sua nuova abilità di controllare il tempo, ci si attacca e lo usa come metodo per tornare sulle isole in alto, capito? Io credo che questo sia il metodo per andare nelle isole in alto. Si vede anche nell'ultimo trailer, alla fine del trailer c'è una cosa che cade e tu li usi per tornare in alto. E cosa sono queste? Le lacrime. Sono sempre le lacrime del regno del cielo che cadono sull'overworld. E qua notiamo di nuovo che il mondo intorno a lui si muove e ci fanno un teaserino di un nuovo mostro, questo mostro volante che nell'uno in Breath of the Wild non c'era, insieme anche a tante altre isole. Tante altre isole, isolette minori nel cielo. Scusate. Questo shot invece è già più particolare, è strano. Prima di tutto abbiamo Link Barbaro, Link Zonai lo chiameremo. Questo shot è particolare perché quest'aura, queste particelle, questo blu astro mi ricordano molto il bosco perduto dell'albero Deku. Oppure anche i sacrari, quindi questa zona sembra quasi fuori dal mondo. Va capito, va un po' capito, oppure se semplicemente magari questa è neve, e questa è un po' di nebbia, boh, questo non mi sembra importante questa cosa, ecco, questo secondo me è proprio gameplay puro. Qua iniziamo a vedere che ci sono altri livelli di isole e grosse isole lontanissime, perché se questo è Monte Morte, quella è ancora più lontana. E da Monte Morte ha iniziato a uscire la Malis. Ha
tantissime isole, cioè un sacco di cose. E qua ci sono le due cose grosse. Questo primo mezzo di trasporto molto particolare, di cui non conosciamo da dove venga, ma io azzarderei dire che qui dove si poggia Link ci sia lo stesso simbolo che abbiamo visto nei, come si dice, nei veicoli poi, nel golem di Giada, che sia effettivamente una cosa che ti puoi costruire in qualche modo, perché che te lo diano così mi sembra un po' too much. In più vediamo quelli che io poi anche più avanti chiamerò i cerchi del grano. Non so cosa significheranno, non so che significato hanno, non so che significato avranno, però sono sicuramente molto interessanti, anche perché pure nel trailer successivo si vedrà che comunque al tramonto di notte sembrano quasi accendersi, illuminarsi, e io voglio farvi notare una cosa. Se noi giriamo di 180 gradi questo, beh, a me ricorda qualcuno. A me ricorda qualcuno. Non so se Ilia, non so se Zelda, non so se la dea, la divinità Zonai, però è lampante. È lampante che è una persona, questa è una mano, questa è una faccia. Potrebbe essere oh. In più io qua mi sono segnato portali per l'underground, ma non mi ricordo dove si vede. Dove sta? Perché qua si vede il primo. Ciao Gabri! Ti racconto che sto venendo. Cioè, volevo dire, Doka si vede. È in basso. Ah, eccolo, guardate. Qua c'è una specie di un templietto, quasi un sacrario. Sembra che ci abbia la forma dei sacrari, però sopra c'ha il coso verde che avevamo visto sopra Ganondorf nei primi trailer. Quindi io questi li ho chiamati portali per l'underground. Sembrano un posto da dove puoi andare giù. Molto particolare. Dico solo molto particolare. Quindi poi appunto abbiamo gli Uroboro che si mangiano la coda a vicenda. E qua vediamo appunto lo shot di Zelda Ilia che si unisce alla divinità Zorai, che è molto più grande di lei. Da notare anche le due lacrime che stavolta sono opposte e una davanti all'altra e non sette separate. Appunto, Tears of the Kingdom, e poi ci hanno droppato il 12 maggio. Come al solito ci facciamo il riassuntino qui. Appunto, chiaramente questi sono degli Zonai, questa è chiaramente una divinità Zonai, assumiamo il suo genere e diciamo che è una dea, molto probabilmente una dea, perché in Zelda quasi sempre le creature divine sono femminili, le sette lacrime, che siano sette lacrime o sette regni, credo più sette lacrime. Zelda ancestrale, io l'ho chiamata Zelda ancestrale, per me è la Zelda di 10.000 anni fa, appunto, che si unisce con la tipa, gli Uroboro, dico Tempio Zonai in cielo, però Link ha il simbolo degli Sheikah nello scudo, quindi vuol dire che comunque gli Sheikah sono ancora qui in giro. E tra l'altro qua, questo è l'occhio, no? Solita cosa. Il modo per tornare tu, Tears Going Back, io l'ho chiamata così. I cerchi nel grano, il portale è Zonai Goddess più Zelda Ilia. Arriviamo infine all'ultimo trailer della settimana scorsa. Che
Mamma, il gardiele di Genshin Impact, quello che vedo sempre su TikTok. Ottameggers! Potevo tornare verme. Ottameggers, grazie mille del raid. Perché Aya? Cosa avete fatto? Stavi giocando? Ma che ho? Ma basta. Ma perché? L'aveva già fatto. L'aveva già fatta. Ah no, ma è un follower di Sintan. Grazie mille al follow. Perché c'è Stream Elements rotto, quindi non mi è uscito in chat. Dicevo, perché ha fatto quelle luci? Sintan, Ago, grazie mille del follow, benvenuto. Stiamo facendo un'analisi di tutti i trailer di Tears of the Kingdom che sono usciti fino ad ora. Abbiamo detto tante cose, e adesso siamo arrivati all'ultimo trailer, quello uscito la settimana scorsa. Comunque, ciao, ciao Ota. Ah, era una Avada Kedavra, ok. Evocando i demoni con le musiche al contrario. Onestamente, lo sapevo perché non ti seguivo già. Vabbè, ci sta, perché magari non eri mai capitato in raid o cose varie. Grazie comunque del follow. Kiss kiss. Poi io non mi spammo nei canali, non dico che faccio le live, quindi ci sta anche che non fossi al corrente. Ecco, non è un problema, non ti preoccupare. Dicevo. Che se ci guardiamo il trailer di Golden Sun, come lo chiama Litto, l'ultimo trailer che abbiamo visto la settimana scorsa al Nintendo Direct, e abbiamo gli ultimi drop di analisi e di speculazione, però più succosi. Secondo me sono analisi più succose rispetto a quelle che abbiamo fatto prima. Una cosa che se fosse così sarebbe incredibile. E poi ci guardiamo due cosine da Famiborz, dal forum che vi dicevo all'inizio della live, di cose che mi hanno fatto notare loro che io non avevo notato. Un attimo. Sì, Stream Elements, lo so che Ota ha fatto un raid. Oggi Stream Elements è rotto, raga. Hanno fatto una manutenzione verso le 4 o 5. È finita la manutenzione ed è più rotto di prima, quindi tipo manda i messaggi. Eccolo, infatti. Grazie per il follow. E quindi appunto manda i messaggi in ritardo oppure li manda doppi se fa un po' di spam, è per quello. Trailer. Iniziamo subito, lo devo fermare dopo 3 secondi. Perché qua, guardate, ci hanno buttato già due cose importanti. Un'altra di quelle strutture con la spirale verde, e ce n'è un'altra qui, e ce n'è un'altra qui. Quindi sono frequenti nell'overworld queste strutture pseudo-sacrali con la robettina. In più, a fianco a questa che abbiamo in primo piano, c'è la prima pozza di Malice, che c'erano tante anche nel primo in Breath of the Wild, quelle dovevate uccidere gli occhi per poter far sparire lo schifo di Ganon. Io lo chiamavo lo schifo di Ganon. E qua c'è proprio una pozza, quindi è arrivato anche nell'Overworld. Infatti nel background, anzi nel retroterra, chi vuole intendere in terra. Nel background c'è il Monte Morte, da cui fuoriesce la malizia, la malice. Qua abbiamo di nuovo i mostri nuovi che volano, ce li fanno vedere un po' meglio. E iniziamo a vedere anche delle isole. Questa abbastanza classica. E questa? What the fuck? È un disco con un buco al centro. What? I am confusion. Why is this Kansas? And this is not Arkansas. What is Arkansas? America. Explain. Qua ci abbiamo, guardate. Ci abbiamo un altro. Ci abbiamo un altro teleport.
E qua subito mille cose. Ci abbiamo delle nuove torri. Perché queste non sono le torri Sheikah, sono diverse. Vedete che c'hanno le cornina. E poi c'hanno il questo rosso al centro. Probabilmente stanno tipo andando a fuoco. Qualcuno ha detto che stiano andando a fuoco queste torri. E poi ci sono questi raggi di luce che non è ben chiaro cosa siano. Però ce n'è una qua, ce n'è una qua. Qua abbiamo un altro cerchio nel grano, che però non mi sembra essere lo stesso di prima. Io che guardavo la mappa del Desert Eagles in qualche patch fa per predire quali zone saranno sbloccate. La città elettro di Paldea, è vero che c'è il porto. E questa, tra l'altro, qua... Adesso non so se si vede. Sono cose che sto un po' notando adesso. Questa qui, questa cosa qua, probabilmente è uno stallaggio. O comunque un accampamento di Ilia, di esseri umani. Perché c'ha proprio la stessa forma. Ma vabbè, questo è un po' troppo, un po' troppo. Quindi abbiamo ste torri con sti raggi di luce, che sono però diverse dalle classiche torri Sheikah. Sono sicuramente cambiate, hanno una forma diversa. Qui c'è un cosino rosso, che però sinceramente non so cosa sia. Probabilmente un nemico, però non ho idea. Questa è una struttura enorme. Questo è un cerchio nel grano, vabbè. Allora, qua ci sono tantissime cose da dire. Prima di tutto, mi sto prendendo bene. Prima di tutto, questa è una zona che non abbiamo mai visto. Non è una zona dell'Overworld di Breath of the Wild. Però non mi azzardo di dire che sia underground. Io questo non credo, non sono sicuro che sia l'underground. È molto probabile, cioè ci potrebbe stare, perché è buio, però il fatto che ci sia questa polverina, tipo neve, nebbia, non lo so. Importante però notare che i nemici sono ricoperti di malice, della malizia di Ganon, dello schifo rosso, che infatti probabilmente si trova anche un po'... Ah no, queste sono ombre. Un percorso qua, ci sono delle rovine. Potrebbe anche essere che sto posto sia vicino, sia proprio in questa zona qua. Ci potrebbe stare. Comunque non saprei. Esatto, potrebbe essere una grotta, però c'ha gli alberi, non lo so. Questo è sicuramente un posto particolare. Ah, scusate, non parliamo di del cazzo di fuochi fatui. Non ne parliamo affatto. Non diremo che in Twilight Princess i fuochi fatui blu erano i morti con cui potevi parlare quando eri Link Lupo. Non ne parliamo. Non la diciamo questa cosa. È troppo. È un po' troppo. Sono d'accordo. Avete ragione, è un po' troppo. Meglio non discuterne. Appunto, cioè abbiamo i nemici pieni dello schifo di Ganon. Avanzate, creature dell'ombra. Mi dispiace. Scusami, Ganondorf, ti devo fermare. Allora. C'è un drago? Io non l'avevo notato quando l'ho visto in diretta. C'è un fucking drago tricefalo che sputa fuoco. Ok. Questo è il ponte di Ilia. Lago Ilia, Monte Morte che sputa la malizia. Sotto il castello. Lo dico piano. Sotto il castello c'è il verde. Delle spirali verdi. Perché lì sotto c'è il corpo di Ganondorf. Che cerco di capire.
cosa. Qui ho scritto portale sotto castello, monte morte, un casino. E qui sentiamo Ganondorf che fa il suo soliloquio. Avanzate, creature dell'ombra. Avanzate, creature dell'ombra. Usate il potere che vi ho donato. Spazzate via chiunque osi opporsi al mio volere. Massacrateli senza pietà! Dice un sacco di cose. Però avanzate, mentre fa questo suo soliloquio, ci fanno un bello shot del Cacarico Village. Villaggio Carbarico, non mi ricordo in italiano come l'hanno chiamato, però abbiamo Cacarico Village. Per chi ha giocato Breath of the Wild si ricorderà che cos'è sto posto sotto di me. Sto posto sotto di me è l'osservatorio di Pruna, di quella cazzo di merda di missione di dover portare la torcia col fuoco blu da sotto fino a lì per accendere la fornace, e ogni volta che stavi per arrivare si metteva a piovere, quindi dovevi aspettare che smettesse di piovere e ricominciare la missione da capo. Proprio quella. Questo è una cosa che mi hanno fatto notare su Famiborz. L'osservatorio normalmente... Dall'osservatorio, non mi ricordo esattamente da dove, usciva fumo per indicare che c'era qualcuno dentro. E adesso invece non esce nessun fumo. Quindi vuol dire che Pruna e il suo aiutante, che non mi ricordo come si chiama, non è più qui. Chiaramente non è più qui. In compenso vediamo delle luci che flickerano dalle case. Vedete che ci sono quegli strani riflessi, è il mulino che si muove, quindi comunque vuol dire che probabilmente qualcuno di abitato qui c'è. E in più abbiamo un altro pseudo sacrario, o comunque quelli che io ho chiamato i teleport dell'underground. Qualcosa sono. Vediamo poi altre due cose che sinceramente non avevo notato. Qua c'è una striscia rossa. Usate il potere che vi ho donato. Qua c'è questa striscia rossa che non so cosa sia. E qua c'è una strisciolina blu che sinceramente anche questa non saprei come identificare. Molto interessante però, non ci avevo fatto caso. Spazzate via chiunque osi opporsi al mio volere. La luna rossa. Massacrateli senza pietà. La luna rossa, che è quella che nell'uno, vi ricorderete, faceva respawnare i nemici. Invece io penso che qui, oltre a respawnare i nemici, tira le cazzo di meteore che fanno le esplosioni e distruggono le cose e rendono i nemici più forti, come potete notare qua, e li riempiono di malizia. Qua, questo è il Great Plateau, questa è l'area del tutorial del primo gioco, questo è il Tempio del Tempo, che sembra essere intatto come era nell'uno, gli manca il tetto, ma quello gli mancava anche nell'uno, e qua c'è un altro hashtag cerchio nel grano. Molto interessante. Scopriremo cos'è. Qua proprio è l'animazione del respawn, chiaramente, perché scendono dal cielo. Qua abbiamo un altro mostro nuovo, un bokoblin gigante. Link col cavallo, quindi i cavalli ci sono ancora. In questo shot qui, questa è chiaramente una creatura che si muove. Una specie di pescione gigante. Queste, secondo me, sono creature reali. Questi son tipo dei serpenti pesci. Qualcosa del genere. Oddio, cosa ho detto? Ho fatto una citazione al film dei Digimon senza rendermene conto. Ai, allora. Che minchia della minchia di voglia di giocarci ora. Litto, sapessi.
Ah, ho detto cavallo, ma in realtà è una cosa che fate solo voi cagliaritani. Ti devo dare questa notizia. Quella battuta la fate solo voi. Mi dispiace darti questa notizia. Cioè, qua nessuno ti risponderà a T-Coderi. Mai nessuno. È una cosa del sud. Eh già. E infatti Litto è del Sulcis Iglesiente, quindi sempre sud è. Battuta da XD, vabbè, capito. Sta cosa, raga, io sta cosa mica l'avevo vista questa scena nel trailer. Link è in una casa con dei simboli Sheikah. Con dei simboli Sheikah, perché... Oppure sono... Aspetta. Qual è il simbolo dei ninja? Ah no, è il simbolo degli Yiga. È il simbolo degli Yiga al contrario. Quindi questo ci sono gli Yiga, che sono i ninja, che però usano tecnologie Sheikah, perché le braccine dei guardiani sono tecnologia Sheikah. Quindi probabilmente sono tipo uniti in qualche modo. No, ho sbagliato. Oh, cosa gravissima. Ok. Però prima c'è da notare che Link è su questa roba. No, perché quello degli Sheikah non ha la... Ah no, sì, scusami, hai ragione. È il simbolo degli Sheikah. Quello degli Yiga sono gli Sheikah al contrario. Mi ricordavo fossero leggermente diversi. È il simbolo degli Sheikah, fine. Sì, hai ragione. Penso di... Cioè, l'ho letteralmente appena visto e non ci avevo pensato che è quello al... È semplicemente quello al contrario. Comunque questo è reminiscente dei sacrali. Questo, me l'hanno fatto notare su Famiborz, dicono che molto probabilmente questo è un ascensore. È molto banalmente un ascensore. E le braccine arrivano per tenerlo fermo e scendere insieme all'ascensore. Questo posto io penso che sia al Kakariko Village. E non mi sento di escludere che possa essere addirittura collegato a Impa. Non credo sia casa sua, però il fatto che ci siano simboli Sheikah qua, o Impa o Pruna, ci sono di mezzo. Probabilmente il fatto che ci sia tecnologia è probabile che sia Pruna. Qua abbiamo di nuovo il grosso Bokoblin. Qua abbiamo un Inox. Gli Inox, vi ricordate, erano questi giganti e al collo portavano come ciondolo generalmente delle armi o dei minerali. In questo caso, questo Inox qui, che è in una grotta, una caverna, c'ha questa pietra verde al collo. Io penso che questa pietra verde, che tra l'altro se notate c'è anche quelle scritte in mezzo, mi devo perdere questa parte finale che devo andare. Dai, Vitto, va bene, non ti preoccupare. Tanto non manca tanto. Non manca molto. Queste pietre sicuramente sono collezionabili, tra virgolette. Ne parliamo tra un secondo, però vi spoilero che secondo me sono il carburante dei veicoli. O comunque l'elemento con cui possiamo costruire le cose, che siano le armi, i goblin, scusa, i golem, oppure i veicoli. Perché, sai, una pietra verde con le scritte magiche mi fa pensare a quello. Questo tra l'altro è uno shot uguale a Breath of the Wild, dove però si iniziano a intravedere altre nuove grandi isole in cielo, cose. Qua si vede una creatura.
Questo è un guardiano spento. Forse sì, è un guardiano spento. Non saprei. Niente di speciale. Qua abbiamo un altro golem, che invece è chiaramente un mostro, però, come vedete, anche lui c'ha l'energia verde che lo lega. Quindi anche lui, infatti, è man-made, è sicuramente fatto dall'uomo. E si trova su un'isola. Di nuovo Ganon che si sveglia, questa bella scenetta di lui, no, sto andando al contrario, questa bella scenetta di lui che questa probabilmente è mentre il mentre il castello si alza. Non ti ricorda la zona di Skyward Sword dove c'era tutta la meccanica? Sì, ma guarda Tears of the King, cioè tutti i trailer di Tears of the Kingdom spruzzano, sprizzano e sprezzano Skyward Sword da tutti i pori. Anche l'animazione di lui che si butta, le isole nel cielo, cioè è tanto Skyward Sword. E anche il fatto che abbiano pubblicato la remastered non è banale, secondo me. Non è banale che abbiano deciso di fare la remastered di Skyward Sword proprio in questo periodo. Io penso sia importante. Quindi qua lui Link, si sveglia. temo che nemmeno tu riuscirai a sconfiggerlo. Link, credo che nemmeno tu riuscirai a sconfiggerlo. Io penso che qui Zelda sia stata silenced. A Zelda le hanno detto di dire un paio di paroline in meno. Io credo che questa frase in realtà vada così. Link, temo che nemmeno tu riuscirai a sconfiggerlo. Da solo. Donagli il tuo potere. Io credo che sia tutto lì. Che faccia parte tutto di quel singolo momento mentre Zelda cade. Quindi qua Link si tuffa di nuovo. Qua tra l'altro si vede una cosa molto bellina, che è solo una cosa tecnica, ossia il cambio di atmosfera, proprio di colore dell'atmosfera durante il tuffo. Che mentre sei sulle isole è bluastro, e invece quando ti butti torna a essere normale. Però io qua. Qua si vede qualche isola. Roba lì. Qua invece si vede un'altra pozza di Malis mentre si tuffa, un'altra torre che non si capisce esattamente cosa sia. Altri cerchi nel grano di figure non ben chiare. E qua c'è un'altra torre, vedete, con le cornina. Cioè, questa non è una torre sceica, però. Nemmeno tu si intende che qualcuno ci abbia già provato. No, secondo me nemmeno tu in quanto persona fortissima, cioè stavolta nemmeno tu riuscirai a sconfiggerlo, nonostante l'abbia già sconfitto. Io l'ho interpretata così. Io l'ho interpretata in quel modo. Nemmeno tu in quanto più forte, non perché qualcuno ci ha già provato. Anche perché si è appena svegliato. Comunque, vabbè, qua cerchino in grano. Qua abbiamo probabilmente una freccia modificata perché quando la lancia fa l'energia verde, quindi vuol dire che usiamo il potere del braccino che infatti è acceso e è diventato azzurro. C'è questa cosa a ricerca molto figa. Questo è un nuovo minerale molto molto interessante. Capire cosa fa. Tra l'altro, bellissimo la cosa di andare sulle rotaie, Sonic Adventure 2, il fatto che l'abbia giocato da poco lo rende ancora più divertente, lo rende assolutamente ancora più divertente. Mi sono perso qualcosa, però vabbè, non è fondamentale in qualche. Ah, no, sì che è fondamentale invece. Dov'era?
Era qua, era in questo shot. No, era più avanti. Scusate. Sì, è dopo questo. Link, temo che nemmeno tu riuscirai a... Allora, qua si vedono cose interessanti. Prima di tutto, questa serie di isole tutta una sopra l'altra. E poi questo cubo. Questo cubo che secondo me, raga, è palesemente un labirinto. Un labirinto zonai. Che però adesso è in alto nel cielo. Che appunto, qua dico, nell'uno labirinto zonai, perché nei labirinti trovi pezzi di armatura dei barbari che sono gli zonai. Vabbè. Questo l'abbiamo già immaginato. Tra l'altro qua si vede un'altra torre, poi da qualche parte qua c'è Malis, qua è il castello, un sacco di isole. Ok, eravamo qui. Sonic Adventure. Allora qua purtroppo Litto è dovuto uscire, però questo lo recuperi in past. È quello che dicevo prima, le isole nel cielo sono enigmi, sono dungeon che probabilmente tu puoi iniziare e finire quando ti viene in mente, non hai bisogno di completarli, perché questo, quello è un enigma da sacrario, dover girare la cosa, metterla nel punto giusto e prendere gli oggetti. Tra l'altro si vede che qui qua c'è qualcosa di appeso che chiaramente si dovrai prendere in qualche modo. Questo è un enigma. Poi qua siamo di nuovo in una caverna di qualche genere. Lui era uno dei mostri che ti dava, che a volte usciva dal terreno quando c'erano i minerali. Però a sto giro ti permetterà di prendere questa pietra bluastra. Altra pietra che io immagino sia invece questo, l'oggetto che ti serve per le armi e per unire le macchine. Invece quello verde che abbiamo visto prima è il carburante delle macchine. Adesso ve lo faccio vedere intanto. E questa chiaramente è un'altra arma costruita, personalizzata, perché vediamo di nuovo lo stesso simbolo che c'era nel golem di Giada, e vedremo tra poco quando fanno vedere la macchina. Poi abbiamo questa tipa che io non credo sia Zelda, con questa strana arma probabilmente. Il fatto che ce la stiano nascondendo, io non credo che questa sia Zelda. Io penso che questo sia un altro personaggio, probabilmente collegato alla divinità Zonai. Magari non lei nel... esattamente lei, però io penso che sia qualcuno di collegato a lei, con appunto questa strana spada. Dimmi che dopo questi tre... ma io vorrei tanto rigiocarlo Breath of the Wild, però non lo so, devo vedere. Ripeto, un giorno sicuramente lo voglio fare, un ritorno a Breath of the Wild, però rigiocarmelo tutto adesso non so se avrei il tempo o la voglia di farlo. Mi dovrei dedicare solo a quello praticamente. E qua c'è Link col braccino che stringe la mano a probabilmente chi gliel'ha dato il braccino. Quindi in realtà questa potrebbe essere anche la scena subito quando gli fanno l'operazione. Potrebbe essere subito dopo. Non saprei. Non saprei. Ok, tutte queste cose le ho dette. Tra l'altro, guardate, lui qua, queste sono proprio le cose che gli servono per fare, sono chiaramente quei cristalli verde acqua che c'erano nella caverna, gli servono per poter fare le armi personalizzate e le macchine, perché poi c'ha altri 4 slot non utilizzati. Questi invece sono i pezzi che trovi per strada in giro nel mondo, tipo con una ruota e ti fa una macchina, e guardate cosa c'è. Guardate cosa c'è, il simbolo, incredibile simbolo. Tutti i pezzi sono collegati da questo goo verdognolo, che è tipo la redstone di Minecraft.
E questo è il carburante, comunque un generatore. Io penso che quel cristallo verde sia collegato in qualche modo. Comunque, questa praticamente è con la redstone di macchina che collega tutte le cose e ti permette di fare i veicoli. Sta iniziando a farmi male la gola, scusate. Anche qui, vedete, c'è la redstone, diciamo, molto interessante. E si vede di nuovo questa torre di cose. Pure qui tutto. Poi, questi, appunto, c'è la cazzo di Morte Nera di Star Wars. Altre isole. Poi ci sono questi pilastri, non so di che cosa. Qua di nuovo quelle isole tutta una sopra l'altra. Questi, raga, sono tutti enigmi, uno diverso dall'altro, ve lo dico. Qua mi devo togliere un attimo. Mi sposto un attimo da questa parte. Vi faccio notare, prima di tutto, che questo è uno stallaggio, o comunque è un insediamento umano. Qua si vede una torre. E qua ci sono delle pozze di Malis, di schifo di Ganon. E qua invece vediamo un pezzo cadere dal cielo. Un pezzo che probabilmente usando il potere che abbiamo visto nel trailer precedente possiamo utilizzare per tornare in alto nelle isole. Qua vediamo tantissime altre isole nel cielo, a dimostrazione che, esatto, è una lacrima del regno che cade dal cielo. E qua, tra l'altro, non l'ho commentato prima, però la Master Sword qua è distrutta, come l'abbiamo vista nel trailer dell'annuncio del delay. E invece la seconda parte della spada è molto più simile a quell'arma strana che aveva quella donna. Che, ripeto, secondo me non è Zelda. Qua, Link. Guardate. Il braccino gliel'ha già mangiato, quindi c'è già stata una battaglia. E la Master Sword ha già iniziato a essere corrotta. Molto importante questa cosa. Qua si rende conto che Zelda sta cadendo. Siccome lui è stubborn, è com'è che si dice in italiano? È cocciuto. Lui vuole salvare Zelda, si butta. Non pensando che non avrebbe mai potuto salvarla. Ti prego. Qua c'è la scena di Link che prova a prenderla, ma sono entrambi ormai giù nel burrone. E Zelda dice: ti prego. Donagli il tuo potere. Ah, no, questa scena qui ormai è troppo tardi. Quando lui la sta per raggiungere, arriva la dea del braccino, lo prende e se lo porta via. La testa dura, bellissimo nome drag. Cos'altro mi ero detto? Ok, torre con le corna. Dai, palese enigma, isole cielo. Ah, torno qui. Palese enigma, isole cielo uguale Sacraria Dungeon, Underground, zona di... Ok. Cioè, questo è un palese dungeon-like. Ok, allora adesso dobbiamo aggiungere un paio di cose extra trailer. Il primo è questo. Ah, appunto, qua dice: ti prego, dona il tuo potere. Zelda sa già che se Link la raggiunge sarebbero caduti insieme. Quindi chiede alla dea di dare il suo potere a Link, che viene catapultato sulle isole e gli danno il braccino nuovo. Mentre Zelda è bloccata all'underground con il suo prototipo di Switch 2, che è una battuta che è stata fatta perché. Nintendo ha pubblicato questo render ufficiale, questa art ufficiale di Zelda che porta la nuova tavoletta Sheikah. Vi ricorderete che nel primo Zelda, nel primo Breath of the Wild, c'era appunto la tavoletta Sheikah che altro non era che un pad del Wii U, che era quello con cui potevi usare i vari poteri del gioco. Invece a sto giro appunto Nintendo ha pubblicato questo tweet dicendo chissà che cosa ha Zelda in mano, quindi comunque hanno reso palese che
che Zelda comunque avrà un ruolo importante anche, secondo me, nel flow del gameplay e non solo nella storia, quindi si è fatta la battuta: se quello era il Wii U, il pad del Wii U, questo è Switch, ma non è simile a Switch, perché guarda, c'ha quelle rifiniture, allora è il prototipo di Switch 2. Quindi Wii U è diventato Switch, praticamente sì, praticamente sì. Qua appunto su Famibolz hanno fatto notare, e me lo sono dimenticato di nuovo, un mostro terrificante che c'ha la bocca in verticale e questi occhi bianchi terrificanti. E poi sono uscite delle immagini a risoluzione più alta rispetto ai trailer, tipo queste isole bellissime con quella struttura che vediamo dal primo trailer, e qua c'è un drago. sembra un serpente. Altra bellissima immagine di questo golem di Kubi, Link barbaro che guarda Hyrule. E poi qua iniziano proprio le cose prese esattamente da Famibirds. Questo post, che non so se è quello che ho, ok, che niente, è un'altra persona che fa la timeline di come penso anch'io che siano andate le cose. Quindi la scena inizia con Zelda che cade il terreno che crolla sotto Zelda, Link è un coglione, si butta, la prende, ma Zelda capisce che anche se Link la dovesse raggiungere sarebbero caduti insieme, quindi dice please lend him your power, e la dea della manina risponde alla chiamata, salva Link, succede il casino, Ganon che fa casino, e successivamente Link ancora sul tavolo mentre gli fanno l'operazione nel braccino. Qua aggiungono anche che bisogna capire chi è che Zelda chiama quando dice lend me your power. La scelta più probabile sarebbe di dire che è Ilia, ma non ci scommetterei. Ma scommetterei comunque qualcosa sul fatto che potrebbe essere qualcuno di cui ancora non siamo a conoscenza, che potrebbe essere collegato al fatto che Zelda possiede la Triforza del Coraggio. Allora, chi lo sa. Poi in questo pezzo del trailer si nota chiaramente un paio di entrate di caverne. Queste non sono solo ombre, chiaramente in quei punti si può entrare. E poi qui hanno notato anche un chiaro miglioramento grafico in questi anni di sviluppo, che non è banale. L'hanno, appunto, si vede dal rosso degli occhi, chiaramente questo è molto più pulito proprio a livello di risoluzione. E qua niente, un'ultima immagine in cui si vedono tutti i vari livelli di isole, la torre di isole una sopra l'altra, il cubo, la morte nera. È tutto qui. E basta. Basta, raga. Abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto, sono tante cose. Risposte zero. Però mancano tre mesi. E non vedo la fucking ora. Non vedo l'ora. Solo domande, sì, davvero solo domande. La voglia di giocarci è davvero tanta. E dai, un giorno ce lo infiliamo un Breath of the Wild. Sì, ora, adesso si gioca a Zelda. Un giorno voglio farlo, un ritorno a Hyrule in Breath of the Wild. Magari non ricominciandolo da capo. Probabilmente semplicemente rientro nel mio file, si va un po' a zonzo, si vede cosa avevo fatto, cosa non avevo fatto. Tra l'altro io non ho mai finito i DLC, però non ho voglia di giocarci. Niente, tra l'altro io ho fatto tutta la discussione senza, dimenticandomi di rimettermi la musica di sottofondo, ma vabbè, rip. Raga, sono stanco morto, ho la gola che mi sta per esplodere, ma sono contentissimo di averlo fatto. Perché avevo voglia di parlarne.
Avevo proprio voglia di parlarne. E niente. A sto punto, non posso fare altro che ringraziarvi per la compagnia, per aver discusso insieme a me, per aver commentato. Spero di aver esposto bene quello che volevo farvi capire. Mi farebbe piacere sapere se voi avete qualche altra idea in mente, se volete me la potete dire su Telegram. Se avete scoperto cose nuove, sono contento di avervi fatto scoprire cose nuove. L'interrogazione la facciamo il 12 di maggio 2023. E siate preparati. Siate preparati. I commenti qua sotto e non qua sopra. Madò, cosa hai tirato fuori? Cosa hai tirato fuori? A sto punto, ci vediamo domani. Spero con Returnal, che oggi è skippato, visto che non mi è arrivato il gioco. Altrimenti, se non l'avete capito, no, io l'ho capito, io l'ho capito. Me lo ricordo. Domani spero con Returnal, altrimenti con qualcos'altro, non lo so. Io ora devo bere, devo andare in bagno, devo cambiare l'aria in camera. Niente. Ringrazio ancora Ota per il raid e Sintan per il follow. Ciao Sora, ciao Luca, ciao David e ciao chiunque altro ci sia stato. Buonanotte e oh, buon proseguimento di serata. Ciao ciao. Oh, man.